Direi che possiamo adesso sentire Luca Lomazzi, ci sei tu, eccolo. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te. Ciao. Allora, quanti anni avete compiuto in Italia? Abbiamo fatto i 50 anni lo scorso anno. Allora, Shiseido, un'azienda storica nata 147 anni fa in Giappone. Non c'è bisogno di... appena detto Shiseido è partita. Allora, 50 anni in Italia, quanto? Sì, 50 anni in Italia, 147 anni data di fondazione di Shiseido in Giappone, e devo dire che vedendo un po' quali sono le tendenze che sono in atto nel mercato, ad esclusione del digital, eravamo già molto avanti 147 anni fa come azienda. Cioè in particolare cosa? In particolare devo dire un'azienda che è stata fondata sull'innovazione, sulla tecnologia, sull'attenzione alle risorse, tant'è vero che il nome stesso Shiseido è risorse, casa, vita, quindi nessuna cosa può esistere se le risorse non sono riciclabili, se non c'è la vita e se non c'è la casa inteso come famiglia. Quindi già da qui si è visto come l'azienda stessa, il marchio, perché chiaramente siamo nati come Shiseido, poi ci siamo allargati, siamo diventati anche noi una grande corporation acquisendo diversi marchi e costruendo un vero e proprio gruppo, abbiamo puntato molto su dei valori che sono veramente ancora molto attuali. Tutti parlano di innovazione, tecnologie, eccetera. Mi fai un esempio concreto? Perché uno poi, insomma, un giornalista ignorante dice ma che c'entra innovazione e tecnologia poi con una fragranza? Allora, diciamo che dal 2014, con l'arrivo del nostro nuovo presidente Watani-san, abbiamo costituito dei centri di eccellenza, nel senso che abbiamo deciso di, a livello mondiale, di creare i nostri prodotti, i nostri marchi, dove vi è la miglior competenza per poter andare a sviluppare l'asse di pertinenza. Quindi le fragranze le sviluppiamo in termini di concetto e di produzione in Francia. In termini di trend di mercato, sicuramente il mercato US è molto avanti nel make-up, quindi lì sviluppiamo, anche se poi, dicevamo prima, produciamo tanto in Italia, quindi lo sviluppo e la concezione del marchio, l'impostazione viene da US in termini di trend, dopodiché la produzione è tanta italiana. Il Giappone di per sé è via il centro di eccellenza ricerca e sviluppo per lo skincare, tutti i fenomeni di eccellenza e di tecnologia intorno al mondo cosmetico sono basati in Giappone. Abbiamo un centro di eccellenza digital, in questo caso basato negli Stati Uniti a New York, perché da lì è partita la digitalizzazione del nostro mercato. Che è basato sull'e-commerce questo o sul... E-commerce, comunicazione e in generale tutto, CRM. Dopodiché viene ovviamente declinato in tutte le diverse region, e noi abbiamo le region un po' come tutte le grandi corporation in EMEA, in US, Asia Pacific, Giappone, Cina, che sta crescendo molto forte. Abbiamo anche un accordo siglato recentemente con il gruppo Alibaba, poi Carolina avrà il suo intervento. Quindi diciamo ci stiamo rivolgendo molto alla parte di digital, perché sicuramente la tendenza va in quella direzione. 40 marchi in Giappone e molti meno in Italia. Sì, in Italia abbiamo 11 marchi, 40 marchi, perché in Giappone e in generale in Asia abbiamo molti marchi che operano in diversi canali. Noi in Europa, in particolare in Italia, operiamo unicamente nel mercato della profumeria selettiva con 11 marchi.
In Giappone abbiamo 40 marchi che spaziano dall'healthcare al personal care, abbiamo addirittura prodotti da assumere per via orale che fanno bene, diciamo, poi hanno un beneficio per la pelle, quindi veramente spaziamo molto. Oggi siamo con 11 marchi, operiamo nel mercato della profumeria selettiva, ma chissà mai in futuro, con tutto questo portafoglio di marchi, anche noi ci stiamo orientando molto ad una omnicanalità e a vedere quali sono. Anche in Italia? Anche in Italia, sicuramente ci stiamo guardando, perché ovviamente c'è, e lo vediamo nei numeri che sono stati presentati precedentemente, una crescita in diversi altri canali che non siano solo profumeria. Con tanti marchi che abbiamo a disposizione in Giappone possiamo sicuramente andare a strizzare l'occhio anche ad altri canali, farmaceutico banalmente, drugstore, quant'altro. Abbiamo tanti marchi che possono essere orientati su questi canali. E sul digitale ci sono dei marchi che sono nati, sono stati pensati soltanto per il digitale che non abbiamo? Allora, cioè si pensa un marchio solo per il digitale o allora, no? Allora, non ancora, abbiamo dei marchi make-up che sono molto forti in ambito digitale, NARS su tutti, Laura Mercier che abbiamo appena acquisito, e sono marchi che sono molto dinamici perché molto comunicati e hanno un earned media value molto alto proprio perché effettivamente sono nel cuore del mondo più moderno. Come gruppo ci stiamo muovendo molto sulle acquisizioni in ambito digitale, questo sì, nel senso che sempre più, parlavamo anche prima, domanda precedentemente che hai fatto a chi mi ha preceduto, era se esisterà il fisico. Il fisico, dal mio punto di vista, il punto vendita fisico esisterà sicuramente, ma sarà un fisico diverso dal fisico che viviamo oggi. La digitalizzazione entrerà nel fisico, nel senso che indubbiamente il punto vendita moderno, il punto vendita del futuro sarà un punto vendita dove immediatamente si saprà chi sta entrando nel punto vendita, si saprà che cosa ha comprato probabilmente su. Ma anche se multibrand? Sì. Anche se multibrand, punto. Anche se multibrand, cioè riuscirai sicuramente ad arrivare ad avere un patrimonio di conoscenza di consumatore che ti orienta poi il consiglio della commessa, che sempre esisterà. Quindi in questo senso la digitalizzazione andrà avanti e in questo senso andrà a rendere più moderno il rapporto tra chi vende e chi compra all'interno della profumeria. Dicevo, intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sempre più sta entrando nella nostra vita e sta orientando i consumi. E in questo senso il nostro gruppo si sta orientando molto ad acquisizioni in ambito startup, quindi in ambito tecnologico, intelligenza artificiale, perché anche qui sempre più ci sarà il consiglio che non arriva solo dal personale di vendita, ma avrai un aiuto anche dalla tecnologia, quindi tecnicamente oggi dai device che sono nelle tasche di ognuno di noi. Recentemente abbiamo acquisito delle società tipo Matchco, che riescono, utilizzando la fotocamera dello smartphone, riescono a crearti il fondotinta su misura tra 1400 tonalità diverse. Ma è usata? Come? Ma è sperimentale, esiste? No, esiste già, sta già funzionando. Ti crea il fondotinta su misura tra 1400 tonalità diverse e poi lo puoi comprare online e tempo un giorno ti arriva direttamente a casa. Quindi se anche vai al mare e sei più abbronzato, dopo due giorni puoi comprarti un altro fondotinta più adatto per la carnagione della post-esposizione al sole. Quindi è incredibile. Quindi in questo senso tu vedi come la tecnologia entra nella nostra vita, entra nel consiglio stesso della commessa sul punto vendita oppure nel fai da te, perché questa è un'applicazione che può funzionare tranquillamente da casa. Io nella mia provincia di Andria ce la vedo bene questa roba qui al posto della commessa. Sicuramente. No, lo chiedo senza ironia, voglio capire, il mercato italiano è pronto per questa roba qua? Sì, siamo pronti, assolutamente. Diciamo che. In realtà poi dopo noi abbiamo i negozi, le profumerie, i rapporti personali, una popolazione che invecchia, no? Ma questo tipo di tecnologia può entrare nel punto vendita tranquillamente. Faccio l'esempio di un'altra tecnologia che è molto diversa. Ma la difficoltà in questo senso è avere la prossimità, diciamo, at home, quindi a casa. Abbiamo recentemente acquisito anche qui una startup che si chiama Jaran,
Sostanzialmente come funziona? Ti geolocalizza, ti dice in quel particolare momento dove ti trovi, le condizioni atmosferiche, anche qui fai uno screening della tua pelle e vede che la pelle è disidratata, quindi fa un match tra disidratazione della pelle, condizioni atmosferiche esterne e a questo punto ti va a creare la tua crema su misura, andando a miscelare tra creme, sieri e altri prodotti. Ovviamente è un dispositivo che può vivere al momento solo all'interno di una profumeria e non all'interno, diciamo, di una casa, perché devi trovare il modo di avere questa tecnologia a casa e miscelare i prodotti. Può vivere all'interno della profumeria. La cosa interessante può essere che la profumeria diventa anche il luogo in cui dici: ho bisogno in questo momento di una coccola per la mia pelle. Hai la profumeria, hai questo dispositivo, ti geolocalizzi, fai lo screening della pelle e quindi hai l'opportunità di vivere il mondo della profumeria in maniera diversa. Quanto si riesce a raccontare tutta questa tecnologia, tutta questa innovazione, poi con quello che poi vediamo, cioè con i filmati che sono moda, fashion, bellezza? Direi che il vero paradigma è questo, perché bisogna entrare in un mondo dove devi scardinare le modalità di lavoro che sono sempre... che avvengono da sempre nel mondo del fisico, su una modalità di copia e incolla, no? Bisogna proprio scardinare ed essere... Naturalmente ci stiamo digitalizzando tutti e sicuramente il punto vendita, esattamente come dicevo prima, diventa un luogo sempre più digitale, un luogo dove poter fare un'esperienza diversa da quella che si è fatta. Quindi è lì che si fa l'investimento. È lì che ancora... vi può essere e si può mantenere in vita il punto vendita in un modo diverso. È chiaro che andando avanti con i vecchi paradigmi della profumeria di un tempo, tendenzialmente il mercato viene sempre più rubato, perché l'e-commerce in profumeria cresce molto. È vero che oggi vengono tracciati nel mercato, quello che chiamiamo e-retail della profumeria, vengono tracciati pochi operatori, quindi il peso dell'e-commerce è ancora basso perché pesa il 2%, in realtà profumeria selettiva è molto più alto il peso dell'e-commerce, non siamo al 20% di UK, ma probabilmente decisamente più del 2%, ma è lì che sta avvenendo la vera trasformazione, la vera crescita. Oggi, anche quando si esce in distribuzione, oggi chi sorride di più è chi è riuscito a partire con netto anticipo rispetto ad altri operatori, lavorando sulla parte digitale, sulla parte di conoscenza del consumatore finale, partendo prima di altri sull'e-commerce e quindi essendo un po' pionieristici, ma oggi si sta sfruttando e stanno sicuramente cavalcando un trend di settore. Un'ultima domanda, quanto è invece il sapore, l'originalità giapponese, dello stile giapponese, conta un peso in Italia? Italia sto parlando. Sì, conta molto, perché sono due culture molto diverse, nel senso che chi va in Giappone, chi ha avuto modo di vivere il Giappone, è completamente diverso dall'Italia, tutto è perfetto, tutto funziona. Perché da noi non è così? Ancora ci stiamo attrezzando per arrivarci. Quindi c'è una precisione che sicuramente l'italiano apprezza quando va in Giappone, così come il giapponese apprezza molto quando viene in Italia il nostro modo un po' di organizzare le cose all'ultimo minuto, perché loro vivono imbrigliati negli schemi e quando arrivano in Italia questo lo apprezzano tantissimo, effettivamente vivono il bel paese. I giapponesi, che anche i miei colleghi che sono stati in Italia anche recentemente, quando vanno via dall'Italia vanno via con le lacrime. Sì, vanno via con le lacrime, perché è un paese che apprezzano. Il food molto diverso. Io posso raccontare questo: quando vado in Giappone nel 90% dei casi non so cosa sto mangiando, ma sempre mangio bene, ed è questo incredibile. La stessa cosa la vivranno i giapponesi quando vengono in Italia, che assaggiano tutto, sono molto curiosi e si trovano bene nel nostro paese. Poi apprezzano il mondo del fashion, e nel fashion sicuramente abbiamo ancora tanto da esprimere, quindi adorano il nostro paese. Ed evidentemente in questo, lo chiamo scontro, ma non è uno scontro tra culture, è nato un legame interessante che poi ha portato l'Italia ad essere la prima filiale al mondo di Shiseido fuori dal Giappone, ed oggi siamo la prima filiale europea all'interno di EMEA, quindi rappresentiamo a tutti gli effetti un'eccellenza. Bene, grazie. Grazie mille, Nicola. Grazie.